lasciate stare e benvenuti in un nuovo video vlog. Allora, oggi sono qui, come vi avevo anticipato ieri, per farvi un vlog di una sorpresa che sto facendo a Lara. Ma non solo, siamo andati a comprare due o tre cosine, adesso ve le faccio vedere adesso che torno a casa. E poi vi faccio vedere appunto la sorpresa che ho fatto a Lara. Vi avverto già che è una cosa carinissima, lei sta dai nonni adesso. Io ho patato qua con me e l'altro... amore, e l'altro patato. E mi aiuterà a fare la sorpresa a Lara, vero? Sì. Lo sai? Qui. Troppo alto. Ci vediamo tra poco che torno a casa. Ci vediamo tra poco che torno a casa. C'era un palo. Vi ricordate che prima vi ho detto che tornavo a casa? Siamo al cinema. Siamo al cinema. E devo dire che questo film è molto interessante. Ma quanto è interessante questo film? Non c'è nessuno? Allora, da premessa che siamo di lunedì alle 15:30. Assolutamente. Non c'è nessuno. È tutto l'asta, il mondo è mio. Comunque la sorpresa a Lara gliela facciamo appena torniamo a casa, vero? Mm-hmm. Appena torniamo. Io mi sono presa come al mio solito i zipster, perché i zipster mi piacciono tanto. Lui invece si è preso non solo una quantità di famiglia. Marco, sono a dieta, Marco, te lo giuro, sono a dieta. Marco, io mi sto allenando. Marco TDNA, che sarebbe il suo personal trainer. Marco, lui si sta... te lo giuro, non le sto facendo queste cose. Ma soprattutto... Marco, no, non è vero. È tutto integrale. Posso usare uno? Sì, picca un pochino. Comunque abbiamo scelto Jurassic World, il primo è stato tipo uno dei miei film preferiti, quindi sono contenta di vedere il sequel. Sono entrate altre persone, ma io in questo momento ho qualcuno che fa proprio accanto a me, sentite. Ah, stai facendo ASMR? Capitato per ma non fa il freddo. Voglio combattere doppio chiari. Come fai tu? Odio il 3D. Allora, sono tornata a casa, vi mostro quello che ho visto e poi andiamo a fare la sorpresa a Lara che tra poco arriva. Allora, questo qua per il sale perché l'avevo rotto io. Cioè abbiamo sale e zucchero uguale, l'avevo rotto io. Poi ci siamo presi due tazze uguali al mio ragazzo, solo che lui l'ha presa proprio grande così, tutta bianca così. E poi ho preso, spugnette, vabbè, quasi così, spugnette per fare l'anacaio che beve, c'aveva sete, aspettate che gli metto altra acqua. E dicevo, poi piume, tantissime piume, chissà che ci farò. Comunque andiamo a fare la sorpresa a Lara. Allora, in questo momento devo solo capire come trasferire tutte le palline da qui alla piscinona. Adesso ve la faccio vedere. La piscina è questa. La piscina è questa. Come cacchio la trasferisco tutta quella roba lì? Non lo so, vabbè, mi industro un attimo e vi faccio sapere. In qualche modo farò. Devo fare piano pianino uno per uno perché ce ne sono alcune che si sono schiacciate troppo. Ci vorrà un po', quindi ci vediamo tra un po'. Yeah, ce l'ho fatta. Allora, ce l'ho fatta, ho messo quasi tutte le palline lì. In realtà, allora, la piscina è praticamente piena, quindi la sorpresa è già riuscita. Però in realtà sono rimaste alcune. Come vedete, ne sono rimaste alcune qui perché erano quelle un pochino più schiacciate o magari che è passato un po' di tempo. Comunque, allora, queste palline tecnicamente possono vivere. Aspettate che chiudo un po' perché Ale sta al telefono. Queste palline calcolate che vivono tipo per anni. Calcolate che non sono pensate solamente per i giochi per i bambini, ma sono anche fatte per le piante. E quindi, questo, almeno su queste qua che ho comprato io, c'è scritto che mantengono fino a 2 anni. Poi non lo so, ovviamente io 2 anni non ce le faccio arrivare, quindi diciamo che è ancora manco un, tipo un,
due settimanelle così e le cambio di nuovo, prendo delle nuove e ci rigiocherà con delle nuove. Quindi diciamo che per adesso sono queste, ma poi le ricambio. Però fanno la loro figura, sono proprio carine, e messe nella bicicletta che abbiamo comprato è carinissimo. E io sono sicura che impazzirà appena entrerà in casa sua, cioè in camera sua, non vedo l'ora. L'unico problema è che ho avuto una bruttissima notizia: Lara purtroppo ha la febbre, quindi purtroppo penso che se la godrà poco la sorpresa, perché vabbè, con la febbre, poverina, vabbè, cioè non è che può fare molto con la febbre. Quindi diciamo che la sorpresa in un certo senso pure la, purtroppo, un pochino saltata. Questo è perché ovviamente, vabbè, i bimbi si ammalano spesso, questo si sa, però lei fa veramente tanta tanta roba e sta a contatto con tanti tanti bimbi, quindi è anche normale che si ammali ogni tot, quindi vabbè, fa niente. E vabbè, superiamo pure questa, amen. E l'unica cosa che mi preoccupa un po' è che, come sapete, lei ha dei problemi respiratori, e quindi con la febbre, ovviamente, magari con il nasino tappato, devo stare terribilmente attenta, ovviamente. E niente, solo questo, insomma. La bicicletta comunque è pronta, adesso butterò queste qui, butterò queste qua, disinfetterò un po' meglio il sanitario, perché comunque c'erano sempre le palline dentro, le avevo tolte già una volta e già pulito, perché ovviamente non è che tocchiamo roba varia, però io sono un po' fissata col pulito, anche se non sembra, perché molte volte vedete casa molto disordinata, perché giustamente vivendola molto, essendo comunque tre persone, comunque che facciamo tante cose, usciamo, dobbiamo fare un botto di roba, e un cane grosso e una bambina, ovviamente, cioè, compreso nelle tre persone c'è la bambina, ovviamente, però siamo comunque casinari di nostro, mantenere tutto in ordine non è facile, però per la pulizia non transico proprio, deve essere, per quanto mi riguarda, deve essere tutto pulito. E così anche Ale, anzi Ale è molto quasi schifettoso su molte cose, nel senso che se per esempio la cucina non è stra iper pulita, non cucina giustamente. E niente, quindi adesso devo darmi da fare, devo spostare, pulire, bla bla bla, tutto. E oltretutto devo anche montare due video, perché ovviamente, dato che Lara sta male, ci sta che in questi giorni non riuscirò a registrare una beneamata minchia, perché giustamente se sta male non riesco. Allora, la signorina è tornata. Oddio, la signorina è tornata. Si è visto qualcosa? Sta male purtroppo, la febbre alta. Se mi vedete con rossetto è perché ho fatto un video. Cos'è? Il pallino. Cos'è? Vedi un po'. Vai a vedere un po'. Ti raggio in piedi, sì. Non c'è più la febbre, passata. No, amore, vita mia. Ti piace? Sì, amore. Caio è impazzito perché è tornata la Lara, è felicissimo. Ed è anche impazzito per le palline, giustamente. Adesso gli do la seconda sorpresa e vediamo un po'. Resta qui, ti vado a prendere la seconda sorpresa. Quale? Vedi. Sei pronta per vedere la seconda sorpresa? C'è un amichetto là dentro. Ma voglio aprire. Ti aiuto? Sì. Vieni. Belle palline, belle palline. Perché? Ma dove l'avete comprato questo? L'ho comprato in un posto dove ho comprato quella piscinettina lì. Perché? Per vederti felice. Ma non devo vedere se sono palline in è andata a controllare se ci sono le palline anche in bagno. Di là non ci sono, se sono pure. Sì, le ho messe tutte qua dentro, E come l'avete fatto? Ho prese una ad una e le ho messe tutte lì per te. Come? Con le mani, però per te fare questo e altro. Che sei la mia vita tu. Allora. Ma sai che sto piangendo? Sto piangendo perché avevo la febbre. Povero amore mio, vita mia, mi dispiace amore mio, che pianto amore. Però non ti preoccupare che mi ho fatta, guarda un po', sono riuscita a aprirlo. Guarda un po', vuoi avere tu l'onore di aprirlo? Vai. Oh, è volato, è profumato, senti? Senti l'odore? È profumatissima sta cosa. Perfetto. Non so, sembra tipo un... Sei pronta? Oh, ma è bellissimo!
faccio vedere. Guardate. La faccio vedere. È stupendo. Che bello. Va bene. Stoppo qui il vlog, mi prendo cura di lei e niente, però sono contenta che la sorpresa gli sia piaciuta. E niente, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio un mondo di bene. Ciao. Bun bun, I've done this as bun bun.